Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Buonasera, buonasera, buonasera. Di nuovo ad Atrevide, mercoledì ore 21. E noi, cioè, nel frattempo, da un mercoledì all'altro, quante birre... Non lo so. Però, se sta bene, sempre, un'altra volta, una settimana che stiamo qua proprio. Forse per quello, sai. Però se sta... non torniamo più in Accademia, eh? No, io rimarrò qua dedicato. No. Torniamo a Lux. Noi, infatti, rimaniamo qua e voi godetevi di nuovo la seconda parte del Master di Armocromia. Ciao. Fai vedere a loro. Facci sentire a cosa corrispondono. Allora, l'arancio e l'azzurro, diciamo, no? Diciamo, nell'alfabeto delle note della musica, l'arancio appartiene al sol, alla nota del sol, e l'azzurro al mi. Ovviamente, questo è l'accordo di sol, lo faccio sentire. Non si sente. Però diciamo che questo è un sol maggiore, no? Quindi da energia, da carica, ma si può trasformare anche perché può diventare un sol minore e non ci piace tanto. È più bello il sol perché maggiore. Perché serve un terzo colore. Sempre serve un terzo colore. Cioè, ci sta benissimo l'azzurro, è molto complementare a livello musicale, è complementare perché il mi è complementare al sol. Questo è il sol, è un passaggio. Mi piace molto come passaggio dal mi al sol. Vai alle vibrazioni. Il colore si sceglie così. Sta scegliendo il colore a seconda delle vibrazioni, perché voi siete abituati a scegliere il colore con il campo visivo. Però vi ho detto anche che il campo visivo non ci aiuta nella scelta del colore. Quindi nel momento in cui andate a scegliere un colore, provate ad ascoltarlo, a sentirlo e a percepirlo. Lui vi chiama, vi chiama tantissimo e scegliete proprio il colore dello stato d'animo di quel momento, di quello che voi avete pensato. Quindi nel momento in cui scegliete però un colore, attenzione a non essere tristi, ma avere una percezione diversa di quello che volete. Quindi cosa voglio fare? Voglio levare tutto quello che ho e voglio essere una persona nuova. Vi spiego, questo l'ho scelto perché quando ero seduta lì, da lì mi cadeva sempre l'occhio su questo colore, ok? Lo poggio qua. Poi questo invece l'ho scelto perché alla vista, quando mi sono avvicinata, era quello che mi dava più tranquillità. Questo l'ho scelto perché toccando tutti i colori, cioè passando la mano sopra i colori, questo è quello che emanava più calore sotto la mia mano, quindi è quello che mi dava più energia. E su questo okay. Ti ringrazio perché mi hai scelto. Ok, qualcosa di mi hai trasmesso qualcosa di forte, evidentemente. A livello di chakra, l'arancione, diciamo che è quello che trasmette, che dà emozione, no? Esatto. Infatti, è proprio quello che ti emotiva. Giustamente. Il giallo, invece, abbiamo il plesso solare, quindi di quello di cui parlavamo prima, no? Del vestito di Antonello. Sempre un altro chakra qui. E quando andiamo a scegliere i colori, dovete sempre e comunque sceglierli nel momento in cui, con le vibrazioni, con ciò che vi attrae. Non vi limitate mai su quello che è la scelta, perché non significa il suo incarnato o non il suo incarnato, e questo ve l'ho già spiegato. Significa quello che io voglio rappresentare di me stessa. L'abbinamento non è mai a due, è sempre a tre. È sempre a tre. Perché? Perché ho un colore di capelli che influenza, ho un accessorio che influenza, ho un trucco, quindi un rossetto che influenza l'abbinamento. Perché se io questo qui lo metto su un bianco, ok, ho una comunicazione. Se lo metto su un nero, ho un'altra comunicazione. Ho sempre bisogno di abbinare dai 3 ai 4 colori. È chiaro che su questo però c'è tutta la scelta giusta. Qui abbiamo sia tutta una simultaneità del colore e una complementarietà, perché questi due sono simultanei,
questi due sono simultanei, adesso vi spiego che significa. Questo qui è il complementare che lei ha scelto e che è la sua realizzazione. Via via si sta realizzando, ma non lo è ancora. Perché? Perché comunque il suo plesso del controllo gli dice: sì, lo vorrei fare, ma non posso. Sì, lo vorrei fare, ma non posso, ma oggi la spinta ce l'hai avuta. Esatto. Vero? Esatto. Gli occhi ti ribrillano. Quindi la cosa più importante in assoluto è quello che sta succedendo a lei. Io posso tutto. Levatevi sta tristezza, levatevi sta chiusura. Questo appartiene a loro, agli uomini, non a noi. Sono loro che però poi dopo si rilassano loro, perché cominciano a vedere una partita e li vedete che cominciano a strillare come pochi. C'è sta chiunque, non gliene frega niente. Vero? Quando devono prendersi una birretta, non fanno come noi che stai lì, dici ma la potrò prendere, poi dopo me che succede? Loro fanno, agiscono, vanno, distinto. Ma prima ci apparteneva a noi, perché mo appartiene a loro? Perché noi siamo diventati così razionali? Perché noi siamo così tristi? Perché? Cominciamo ad essere un po' più uomini. No, non in quel senso. Un po' più sciolte, un po' più brillanti. Scegliete un po' di più il giallo. Scegliete soprattutto l'arancione. Scegliete soprattutto dei colori che vi rappresentano. Ma non solo perché è un bell'abito, non solo perché... Perché? Non saprei come spiegarvelo meglio. È perché. Grazie. Mi hai dato tanto. Siamo arrivati nell'ultima mezz'ora del... Già abbiamo finito. Aspetta, io sapevo... C'è. Che lei ci doveva raccontare... Ah, ok. Come ha conosciuto il suo, ecco, con i colori, ha detto con i colori, no? Volevamo sapere. Però devi mettere la musica adatta adesso. Ah. Aspetta. Allora, niente, noi, una mia amica mi dice, niente. Si sono sposati, niente. No, ancora no, in realtà, abbiamo solo due bambini, conviviamo da 10 anni. È ora no? Di sposarci. Sì, infatti, poi la contatto per il vestito. Assolutamente. E questa mia amica mi dice, guarda, ti presento un ragazzo... Vedrai, ti ci troverai bene. Non sono proprio interessata, cioè io non voglio conoscere nessuno, voglio stare libera, voglio bello, viaggiavo, facevo tutte le mie cose. Beh, quella sera capitò che mi dimenticai che mi doveva presentare questa persona e mi presentai a casa sua. E c'era questa persona, quindi senza badare a come stavo vestita e via dicendo. Che c'avevi? C'avevo un tubino fiorato con un toppino e uno smanicato sopra. Niente. Come niente. Un tubino. Vabbè, dai, però era sabato sera, quindi meno male, uno si acchittava un po' di più, no? Sabato sera. Andiamo a fare questa passeggiata, iniziamo a chiacchierare e io gli faccio: ma tu lo sai che colore sei? Perché questa cosa dei colori, armocromia, per me è una cosa che forse ho iniziato a sentire, ecco, da un paio d'anni, ma 10 anni fa proprio no. Questa cosa di vedere i colori io ce l'ho sempre avuta quando facevo i massaggi, e Eleonora lo sa. Lei fa massaggi olistici? Adesso olistici. Beh, la cromoterapia in queste cose è importantissima. Esatto, esatto. Perché la percezione del colore, per esempio, io tua figlia la guardo e ci vedo un bel viola. Non lo so che emozione sta dando adesso, però io la vedo viola. Cioè, ci vedo proprio questo stallone. Perché lei è scalpita che vorrebbe venire qua, ecco perché ci vede viola. Esatto. Che lei nasce sul palco, quindi... Quindi gli dissi, ma lo sai che io vedo in te un colore? E vedo un azzurro, però un azzurro un po' triste. Poi lui mi raccontò la sua storia. Ora io l'associazione dei colori, di quello che rappresentano, non la sapevo. E lui che cosa fa? Lui, vabbè, all'epoca aveva passato un periodo un po' difficile. Quindi mi raccontò poi la storia e era, insomma, pertinente a quello che mi trasmetteva questo colore che gli vedevo. E poi mi fece la battuta. No, invece a te ti vedo il marrone. Faccio, ma marrone che... E iniziamo a ridere, vabbè, dai. Inizia a ridere così. E nasce così con i colori. Il suo colore negli anni è cambiato tanto. E ne ho visti tanti di colori in lui. E adesso sono colori un po' più solari. Bellissimo, bellissimo. Meraviglioso. Però hai detto una cosa che vorrei sottolineare. Poi mi smetto, Giancarlo. Il marrone. Vedo in te il marrone. Sapete che cos'è il marrone?
Da che cosa è composto il marrone? Eh? Giallo ci sta, poi? Giallo? No? Giallo? Rosso? E arancio? Me ne manca un altro. Blu! E sapete le melanine del vostro corpo quali sono? Se le nostre melanine sono fatte dei colori primari, giusto? Giallo, rosso e blu. E il marrone è fatto del giallo, del rosso e del blu. Il marrone che cosa rappresenta? Se io avessi avuto un marrone scuro, perché i marroni sono infiniti, giusto? Come tutti i colori. Cosa volevo rappresentare invece che il giallo? Cosa gli ha detto il marito? La vita. La vita! Gli ha fatto una dichiarazione d'amore meraviglioso, la famiglia. Non gli ha detto che voleva un amante, voleva una famiglia, vi dovete sposare. Beh, la famiglia ce l'abbiamo, quindi. Ci manca quello. Ma infatti io ci manca questa cosa. Io mi sposerei in marrone. Il marrone rappresenta l'albero, l'albero rappresenta la vita, le radici. Perché sono forte. I tre colori primari. Vedete quanto è importante conoscere l'appartenenza del colore? Perché noi facciamo tanti abbinamenti. Tu hai fatto un abbinamento meraviglioso. Vieni qua un attimo. Stop. Merito suo. Vabbè. Parliamone. Ok, parla con lei però. Che cosa ha indosso? E il verde è? È dato da che cosa? Dal giallo e dal blu. E noi qui abbiamo una simultaneità, vedete? E anche una complementarietà che è l'arancio. Quindi che abbinamento ha fatto? Cosa sta comunicando? Che gli ha detto? Perché lui non è che l'ha percepita, ma lei gli ha detto una cosa importante. Col verde, giallo e blu. Sono le due melanine del nostro corpo, quella più giù è il giallo, quella più su è il blu. E lui porta quella giù e quella più su. E quindi che cosa sta comunicando? Radici. Allora Antonella, io ho un paio di domande da farti che loro ti hanno fatto. E questa è proprio la prima che ho scelto. Poi ripeto, tutte queste domande risponderemo, io ve lo dico. Quindi non è che sto scegliendo una rispetto a un'altra. Però questa è molto bella, mi piace. Qual è l'associazione tra armocromia e i colori delle energie personali? I colori delle emozioni, i colori delle energie delle personalità hanno affinità sui colori che giornalmente scegliamo? La risposta è una soltanto. Vi darò da fare un esercizio molto molto carino che facciamo sempre in classe quando loro non riescono a percepire il colore. Che lì c'è anche il mio corso di trucco e quando iniziamo un corso di trucco, che il trucco è quello che ci affascina di più nella vita, perché è la maschera che mettiamo tutti i giorni, perché è ciò che ci rappresenta e ciò che ci fa belle, ma nella realtà non sappiamo neanche che cosa significa il trucco, perché ci fu la mia insegnante sempre tanto tempo fa, però le risposte ce l'ho ancora dentro, la sua domanda sta sempre dentro la mia testa ed è quella che mi accompagna sempre, e mi diceva, ragazze, perché logicamente io ero in disparte, mi diceva, il trucco cos'è? Avere un look ricercato, avere comunque un'immagine, diventare dei personaggi, perché noi lo siamo. Pirandello, penso che lo conosciamo un po' tutti quanti, no? Ha scritto 6 personaggi in cerca d'autore, giusto? E noi non lo siamo? Sì che lo siamo. E tutte le mattine non mettete una maschera che non faccia vedere la vostra stanchezza, che non faccia vedere le vostre emozioni, la vostra tristezza, la vostra gioia, le vostre preoccupazioni. Mettiamo questa maschera. Questa maschera si chiama trucco, dimmi. Chi non si trucca, assolutamente, ha... Ma la maschera si intende anche come atteggiamento. Magari dentro ti senti in un modo, ma agli altri fai vedere in un altro. Anche senza trucco lo fai. Sorridi a qualcosa che invece magari ti fa stare male dentro o il contrario. Oppure
c'è una percezione di noi stesse che non va oltre. Il trucco ci rappresenta come l'abito e come l'accessorio. Quindi il non truccarsi tante volte è perché abbiamo fatto un passo indietro e invece dobbiamo fare un passo avanti. È importante avere comunque un qualcosa che ci rappresenti. Non sempre. Non è detto che uno debba essere truccato tutti i giorni e in ogni momento. Questo sono completamente contraria. Però è come quell'abitudine a truccarsi, è la stessa abitudine a non truccarsi. Dobbiamo cercare di essere tanto versatili, tanto alla ricerca di noi stesse ogni giorno in modo diverso. Quindi leviamo il trucco, cominciamo a essere tutte quante struccate, ma cominciamo a essere tutte quante truccate per l'occasione. Ma non è detto che debba essere la cerimonia o debba essere per forza una situazione particolare. È la situazione particolare della mia emotività. È soltanto la mia emotività. Io sono ciò che voglio essere. Io quando ho scritto il libro ho fatto questo titolo, un po' criticato, un po' tutto. Non so più chi sono, ma vorrei essere qualcosa. Voi sapete cosa volete essere? Sì, no, a seconda di come vi ponete verso il mondo esterno. Come avete visto, ogni percezione, ogni nostra azione ha una percezione esterna. Cosa vogliamo comunicare? Voglio comunicare che sono una persona che sto bene con me stessa, quindi non ho bisogno di trucco, non ho bisogno di tingermi i capelli, non ho bisogno di mettere uno smalto, non ho bisogno di essere artefatta. Perfetto, una comunicazione. Voglio comunicare che sono un personaggio X. Perfetto, ho bisogno di questo, questo e quest'altro, quindi tutto è giusto e tutto è sbagliato. Se non siete consapevoli di quello che state facendo. È questa la cosa più importante, essere consapevoli di ciò che stiamo comunicando. Io so bene cosa sto comunicando a voi oggi, ma solo perché ho la consapevolezza, ho il bagaglio culturale che mi permette di dirvi determinate cose. Però non è distinto, perché è vero che dobbiamo seguire il nostro gene egoista, la nostra pancia, però tante volte quella comunicazione non va bene, non va bene affatto. Tatuaggio, i nostri tatuatori hanno il loro look perfetto. Perché? Perché stanno comunicando il loro lavoro, la loro appartenenza, il loro essere. Ognuno di noi comunica ciò che vuole essere. Però io per questa cosa ti volevo fare un'altra domanda che sta qui sopra, che dice: che cosa significa fare una consulenza d'immagine? Però adesso vi rispondo, la consulenza d'immagine è una bellezza oggettiva, fatta di una comunicazione di bellezza perfetta, perché la bellezza perfetta esiste, ma non è quella che pensate voi, ma è quella che è data dalla numerazione magica 1,618, che è un numero matematico. Quindi ciò che a livello matematico è costruito in armonia non può non piacere. Vi piace una rosa? Una rosa ha la perfezione, è la bellezza perfetta. Vi piace una margherita? Sì. Quindi è armonia. La consulenza d'immagine vi porta a creare l'armonia della vostra vita. Questa è l'unica risposta che posso darvi. Aggiungo io una domanda, perché poi dobbiamo anche inquadrare comunque la tua figura. Ma quanto costa fare una consulenza d'immagine? No, così io poi faccio da parte loro, perché da che prezzo, cioè quanto costa? Fare meno di una seduta dal parrucchiere. Cioè? Ma le consulenze nella realtà vanno a step, perché si parte in una prima parte dove si lavora sul vostro lato psicologico, purtroppo, quindi ci mettiamo tête à tête e tiriamo fuori un po' di emozioni che voi avete un po' repressi, quindi ci stanno un po' dei pianti, un po' di roba, vabbè, e tutto quanto. E poi ci sono le varie domande che voi fate, quindi sono molte un po' più complesso. Normalmente si parte comunque da un paio di ore insieme, e dai 150, perché comunque viene rilasciata una scheda tecnica dove voi avete la possibilità di iniziare il vostro percorso.
Questa scheda tecnica è chiaro che è affiliata poi al parrucchiere, alla stilista, alle scarpe, ai gioielli, ai massaggi, a tutto un percorso. Ecco perché si parte dal discorso psicologico. Poi ci sono tutti quanti i vari professionisti che sono qui. Al trucco permanente, direi. Trucco permanente, perché trucco permanente assolutamente sì. Anche perché ne parlavamo proprio ieri sera sul trucco permanente, potremmo stare qui a parlare altre ore e ore e ore. Perché è una delle professioni, secondo me, più belle in assoluto, perché comunque mi dà la possibilità di stare struccata. Mi dà la possibilità di essere perfetta nella mia immagine, serena con me stessa. E aiuta tantissimo poi il trucco a essere valorizzato. Quindi ci sono tante situazioni che comunque vengono toccate. Però prima di tutto quello che fa il consulente è mettervi davanti allo specchio. Perché lo specchio è il nostro nemico. E invece diventerà il vostro migliore amico. Ma quando te parlano di essere inverno, primavera... Allora, che stagione vi sei? Vi do un attimo questa spiegazione velocissima. La stagione di Netflix, quelle so comunque. Velocissima, perché sicuramente avranno rimbambito la testa di questa cosa delle stagioni. Le stagioni nascono all'incirca 20 anni fa, quando uscì per la prima volta l'armocromia e la consulenza d'immagine. E chi faceva consulenza d'immagine e armocromia andava comunque a valutare la percezione del colore attraverso l'atmosfera, attraverso la temperatura, perché è quello che serve. Perché è chiaro che se voi chiedete un look per la mattina alle 9:30 non sarà il look delle 13. Quindi questo nasce con un grande studio dietro, quindi possiamo parlare di stagione, ma in realtà parliamo di temperature, parliamo di luce, parliamo di percezione del colore attraverso l'esterno. Non c'entra niente se è inverno, se è estate, se è autunno, non c'entra assolutamente niente. Esiste una temperatura, esiste un'unità di misura della luce che aiuta la percezione del colore. Quindi che cosa dovete indossare la mattina alle 9:30? Cosa dovete indossare alle 13? Cosa dovete indossare la sera alle 7 o alle 21 o alle 22? Io direi che questo seminario, diciamo, si è concluso qua. La ringraziamo, Antonella. Volevo farvi un grande, grande grazie. Di nuovo qua, Radu. Dimmi, qua dimmi. Tocca tornare in accademia. Cioè no, è finito l'evento. L'armocromia, dobbiamo tornare in accademia. Questo è un bel problema. Cioè, non è un problema, è sempre un piacere, però, insomma. Ma se spostiamo l'accademia qua? Non sarebbe male, Beh, no, infatti. No. Probabilmente lo andiamo a fare, Io questo qua lo dico. Sì. Sarebbe da fare. Un paio di master qua. Sicuramente è interessante, no? Interessante. Seguiteci per altri master. Ciao! Grande.